Al governo chiediamo poche cose perché siamo realisti, poi quello che servirebbe è molto altro. Le poche cose sono un miglioramento della cedolare secca sugli affitti dei locali commerciali che è presente nella manovra ma che è troppo limitata, una eliminazione dell'IMU sui negozi sfitti, lo chiediamo perché era stato annunciato dal vicepresidente del Consiglio Salvini qualche mese fa. Chiediamo un'altra cosa molto piccola ma importante, l'eliminazione totale della tassazione sui canoni non riscossi, i canoni di locazione degli affitti non riscossi, che era anche un emendamento delle due forze di maggioranza, e chiediamo una stabilizzazione della tassazione agevolata dei contratti a canone calmierato di affitto, la cedolare del 10%, piccole misure che sono molto meno di quello che in realtà servirebbe. La collaborazione è molto importante e si svilupperà anche attraverso l'osservatorio parlamentare sul mercato immobiliare per fare tante cose di più, per fare tante proposte, per dare dati, per dare informazioni anche ai parlamentari e al governo, per far sì che il settore immobiliare venga finalmente compreso come settore che porta crescita, che porta sviluppo e che invece, se troppo colpito dalla tassazione come è stato negli ultimi anni, porta all'esatto contrario, cioè a diminuzione dei consumi, perdita di posti di lavoro, chiusura di imprese. Il primo punto è diminuire la tassazione patrimoniale ordinaria, cioè IMU e TASI, 21 miliardi l'anno, che si pagano senza che quegli immobili in molti casi abbiano una possibilità di reddito e con un valore che diminuisce sempre, ce lo dice Eurostat, ce lo dicono i dati del notariato e ce lo dice l'Istat. Se si intervenisse un po' almeno e si iniziasse a intervenire sulla tassazione, forse quel dato comincerebbe a cambiare.